l'alimentazione per proteggere la salute del nostro cuore. Quali regole dobbiamo seguire? Ascoltiamo i consigli del cardiologo. È una persona disciplinata? Molto. Cosa mangia? Principalmente frutta, verdura e proteine. Frutta e verdura. È proprio vero, gli italiani hanno la dieta del cuore, la dieta mediterranea che il mondo ci invidia, ci allunga la vita e protegge le arterie, eppure in alcuni casi persino la dieta mediterranea va adattata. Quando abbiamo altri fattori di rischio, vedi colesterolo alto, trigliceridi elevati, ipertensione, diabete, bene, bisogna fare alcune correzioni. Un esempio? Vino e olio, grandi ambasciatori della dieta mediterranea, non vanno d'accordo con chi ha colesterolo o trigliceridi alti. Il vino deve essere consumato con moderazione, che vuol dire un bicchiere di vino a pranzo, uno a cena, in quanto un aumento del consumo determina un aumento dei trigliceridi e un aumento del diabete. Per quanto riguarda l'olio, ricordiamoci che un cucchiaio d'olio sono 90 calorie, che vuol dire 20 minuti di cammino a passo veloce per bruciarli. Poche gocce bastano, così come bastano pochi carboidrati, pane, pasta, patate, mai insieme nello stesso pasto, mai la sera, che non si ha il tempo di smaltirli. Per quanto riguarda i salumi, sono da preferire sempre quelli a cui il grasso può essere asportato, vedi ad esempio lo speck, il prosciutto crudo, la bresaola che non contiene grasso. Ma attenzione quando abbiamo la pressione arteriosa elevata. In questi casi, quindi di ipertensione, la bresaola è da limitare in quanto contiene molto sale. Solo 2 uova alla settimana per chi ha il colesterolo alto e attenzione al grasso quando si sceglie la carne. Ma ci sarà qualcosa qui che si può mangiare a volontà? Il pesce è sempre consigliabile. Addirittura nel caso in cui i trigliceridi siano elevati, una buona dose di pesce, avendo gli omega 3, tende a ridurre i trigliceridi, quindi assume un valore terapeutico. Così come la frutta e la verdura, vere medicine naturali. Solo attenzione all'uva e ai cachi per i diabetici, per il resto no limits. Sono alimenti magri con un buon contenuto in antiossidanti. Che cosa significa antiossidanti? Sono quelle sostanze che non permettono al colesterolo cattivo di ostruire le nostre arterie. Quindi abbondanza nell'uso della frutta e della verdura, con l'unica limitazione per quanto riguarda il condimento. Usiamo sempre poco olio.